Nicoletta, puoi collegarti in video e in audio? Eccomi, Perfetto. buonasera. Allora, Nicoletta ci presenta una relazione dal titolo molto invitante, Piccoli grandi pezzetti di mondo. Proviamo a scoprire questi piccoli grandi pezzetti di mondo. Grazie, Nicoletta. Grazie Tommaso. Dunque, questo è un progetto per la scuola primaria e in particolare è iniziato lo scorso anno con i bambini di due classi prime elementari. Quello della scuola primaria di Castel del Piano, istituto comprensivo Vanini Lazzaretti. Piccoli grandi pezzetti di mondo ha preso spunto in un progetto fra arte e informatica da una serie di foto di un autore, un artista sui generis, Mario Rotta, che già un'altra volta ci aveva messo a disposizione delle foto molto significative che poi avevano dato luogo ad un progetto, la galleria XYZ. In questo caso le foto rappresentano, voglio togliere subito la suspense su queste immagini, rappresentano delle conchiglie che sono state fotografate con l'effetto macro e quindi nel particolare. Piccoli grandi pezzetti di mondo è un, vediamo se riesco a scorrere le diapositive. Diciamo un po' ha una frase, ha due aggettivi che lo specificano, dal grande al piccolo, e che ha due significati, dal grande al piccolo nel senso dell'insegnamento dell'adulto al bambino, ma anche dal piccolo al grande, perché anche noi apprendiamo dai bambini. E poi dal grande al piccolo nel senso che c'è un'osservazione. Quindi dal particolare si passa alla cosa piccola, non dico al microscopio, però ai particolari. E questo diciamo, è stata anche una necessità, perché se pensiamo ai nostri alunni che vivono in un mondo abbastanza globale, vivono i loro apprendimenti in maniera globale, no? E allo stesso tempo li vivono anche un po' come delle trottole. Se ci pensiamo bene, i bambini di oggi vengono portati a scuola, poi passano alla palestra, la scuola di musica, il nuoto, in una sorta di, non dico di frullatore, però insomma, giornate molto impegnative, ed essi non hanno mai lo spazio per osservare il particolare, che invece è un insegnamento molto importante. E quindi diciamo che lo scopo del progetto è un po' anche questo, di rivalutare quella che è l'osservazione del particolare e quindi la raccolta del particolare per poi ritornare dal piccolo al grande. Quindi gli obiettivi, il sé, il grande e il piccolo, una particolare attenzione al punto di vista e in relazione anche ad una teoria di cui parlerò dopo, della Tom. Ovviamente poi arriveremo anche alla rappresentazione del sé, alla rappresentazione della realtà e del sé, lo sviluppo dell'estetica, del senso estetico, dell'armonia, del senso per il bello, la manipolazione grafica e digitale e quindi non solo digitale, ma proprio quella oculomanuale di una volta, e poi la personalizzazione attraverso effetti grafici, di cuciture, eccetera, come vedremo. Questa presentazione è legata molto alle immagini. Quella che avete visto prima è la rappresentazione della galleria, la rimetto un attimino, che raccoglie le immagini di Mario Rotta. Questa galleria, diciamo, è stata costruita in un mondo virtuale. E Edmondo. Infatti il progetto utilizza appunto la didattica dei o nei mondi virtuali, a seconda di come si voglia intendere il significato di questo tipo di didattica. Io preferisco parlare dire dei mondi virtuali nel senso che utilizzo gli ambienti virtuali 3D, in particolare Edmondo, come fosse uno strumento che spero mi aiuti a migliorare la mia didattica, a renderla migliore ai fini dell'apprendimento dei bambini. Edmondo è un mondo virtuale legato all'INDIRE di Firenze, è stato sviluppato grazie all'intuizione geniale del suo coordinatore Andrea Benassi, il quale ha avuto questa voglia, ha voluto mettersi d'impegno a
a creare un ambiente educativo 3D ad uso esclusivo della scuola, quindi ambiente protetto, un ambiente moderno, perché altre piattaforme che ci sono ancora legate alla scuola, per esempio Scuola 3D dell'Istituto Pedagogico di Bolzano, ormai risultano purtroppo, anche se belle, piuttosto antiquate. E quindi, diciamo, ritornando al discorso preciso, in questa galleria sono state disposte le foto di Mario. Nessuno ai bambini ha detto inizialmente di che cosa si trattava, quindi i piccoli con il loro avatar sono entrati in Edmondo a visitarla. E grande è stata la sorpresa quando poi è stato scoperto il cartello con la scritta conchiglie, perché per loro erano calici, farfalle, quindi pettini, denti, addirittura tulipani. E quindi c'è stata, diciamo, un attimo questa sorpresa per loro. E quindi il lavoro in progressione per il primo anno è partito dalla visita a questo tempio, i 3D, e visite guidate ovviamente nel mondo digitale. Poi c'è stata la fase della scatola magica, io l'ho chiamata così perché in pratica, avendo scoperto di che si trattava, i bambini hanno portato a scuola le conchiglie che avevano a casa. Le conchiglie sono state osservate da più punti di vista, nel grande e nel piccolo. Le abbiamo manipolate anche con le mani, quindi le luci del tatto, della vista, delle dito, le abbiamo ascoltate, quelle più grandi, come sapete, alcune si racconta che ci portino la voce del mare. Comunque ci hanno raccontato anche delle storie, dalla loro provenienza, il significato del mare da cui nascono, che poi è quel mare da cui tutti prendiamo vita in qualche maniera. Stato un incontro significativo nel mondo, nel Edmondo con Mario Rota, al quale è venuto personalmente a spiegare ai bambini come aveva realizzato le foto, dove aveva trovato le conchiglie, insomma, si è diciamo, messo lì con pazienza e ha raccontato e ha spiegato, ha risposto a tutte le domande dei bambini. E poi da lì sono partiti degli esperimenti sia tradizionalmente intesi con le tempere, i pennarelli, le matite. I bambini hanno disegnato le conchiglie, il mare, eccetera, ma anche con semplici programmi, per esempio il Python, inizialmente, poi programmi più complicati, però legati sempre al mondo del gratuito, oppure delle demo che inizialmente, come sapete, per il mese, per esempio, il Core PhotoPython numero 12 funziona per un certo periodo gratuitamente in tutte le sue parti, quindi quello in particolare è stato utilizzato. E poi alla fine le contaminazioni, come le abbiamo chiamate, quindi dai particolari, diciamo, al grande e viceversa. Le motivazioni pedagogiche si legano da una parte ai diritti dell'infanzia, no? Perché nella Carta dei diritti dell'infanzia si spiega che anche i bambini hanno diritto di avvicinarsi al mondo della cultura e dell'arte. E questo diritto spesso, proprio già a partire dalla scuola primaria, viene disatteso, perché l'arte, l'educazione artistica di solito viene messa in secondo piano, oppure viene relegata semplicemente all'illustrazione di una storia. Poi però c'è anche un altro punto di vista, il discorso appunto, del punto di teoria della Tomma, cioè la Theory of Mind, la teoria della mente, lo sviluppo della mente. Qualche anno fa, iniziando, insomma, gli studi intorno al 1989, proprio seguendo nel 2011 fino ad oggi, questa teoria ha rivalutato quell'aspetto sociale un po' egocentrico e anche epistemico del bambino piagettiano che acquisisce le sue conoscenze da solo, no? Il bambino invece non è solo, è immerso in un mondo e sviluppa lui stesso delle teorie che riguardano il pensiero degli altri, cioè quello che pensano gli altri. E quindi il lavoro che abbiamo fatto per arte di immagine ci è servito anche proprio per sviluppare il punto di vista, a seconda di come vediamo, del punto di vista in cui vediamo le cose, a seconda del punto in cui ci immedesimiamo, le cose ci sembrano molto diverse. Quindi le conchiglie diventano tulipani o addirittura calici o denti, mentre invece se le vedi tutte insieme hanno un altro aspetto. E così, attraverso una trasposizione cognitiva, ci auguriamo che serva a
migliorare il loro sviluppo cognitivo e sociale. Le conchiglie, come dicevo, sono state poi l'oggetto del nostro disegno libero, qui rappresentate con le tempere in maniera tradizionale, poi il mare in cui vivono le conchiglie con i pesci, vedete, il mare immaginato, questo è realizzato semplicemente con il Paint, no? Ognuno l'ha realizzato più o meno bene, però esprimendo, diciamo, le sue capacità. Le conchiglie che vi dicevamo, queste sono le conchiglie portate dai bambini, alcune assomigliano agli originali di Mario Rotta, altre invece no, sono banali conchiglie che però abbiamo imparato ad ascoltare in qualche maniera la loro storia attraverso la fantasia. L'immagine di destra in particolare, vedete, ha le conchiglie disposte in una certa maniera, ruotano per raccontare dove vanno, che cosa fanno, quindi diciamo, abbiamo stimolato i bambini all'invenzione anche linguistica. E poi c'è stato il mare di Cartavelina, la Cartavelina azzurra e celeste, ci ha indotto a questa creazione estemporanea di un mare dove abbiamo messo poi le vere conchiglie. E qui sono partite le foto, anche quelle precedenti sono due foto fatte dai bambini. Abbiamo iniziato a tutti scattavamo delle foto, sia le conchiglie nei particolari come Mariotta ci venivano un po' maluccio, per dire la verità purtroppo non siamo grandi fotografi, però ne abbiamo scattate tantissime e quindi ne abbiamo fatto una raccolta di foto che a un certo punto abbiamo deciso di disporre anche noi nel mondo virtuale. E un giorno, diciamo, entrando in Edmondo, ho trovato Luca Galletti, che aveva costruito una grande conchiglia. È stata una sorpresa piacevole, ho chiesto a Luca se ce la regalava, perché poteva diventare, come infatti è stato, la base della nostra galleria. E infatti poi dopo i bambini con le loro foto l'hanno tappezzata creando una galleria artistica veramente originale. Eccola qua, il risultato è stata tappezzata dentro e fuori, sia con il mare di Cartavelina fotografato, sia con altri disegni che avevano realizzato con le tempere o con le semplici matite e pennarelli. E poi tutte le foto che avevamo fatto ci sono servite per imparare anche la grafica digitale. Queste le prime scansioni con le foto tessera, le prime disposizioni. Le foto sono state miniaturizzate e poi i bambini le disponevano a piacere. Questa è quella che è venuta un po' meglio di prove, no? Questa rappresenta un albero, però non eravamo ancora contenti. Abbiamo fatto le cuciture, cioè le foto del mare di Cartavelina sono state miniaturizzate e poi disposte formando dei disegni. Questa, per esempio, era una A, in basso, poi in alto c'era un piccolo cagnolino, sono stato messo insieme a formare quasi un cavalletto, quindi molti giochi di miniaturizzazione e cucitura. Le contaminazioni cominciano qui. L'elefantino Elmer è il protagonista di una storia molto nota alle scuole elementari perché anche qui in qualche maniera ci rientra il punto di vista. È un elefantino che ci insegna come la diversità possa essere utile, come ci possa aiutare. I bambini hanno notato che qui però gli mancava il mare e quindi hanno voluto inserire queste piccole tessere. E ancora l'ultima contaminazione che vi faccio vedere, naturalmente a scuola ne abbiamo molte altre, è l'albero dei bambini. Le fototessera sono state miniaturizzate ancora un altro po' ed è venuto fuori questo albero. Il progetto è un work in progress, quindi proseguirà quest'anno ancora nel mondo virtuale di Edmondo, dove stiamo preparando ancora un'altra serie di foto stimolo, sempre concesseci da Mario Rotta, e legandosi alle varie città d'Italia.
E poi probabilmente finirà il prossimo anno o l'anno ancora successivo, quando i bambini saranno quarta e quinta, con le riprese, le elaborazioni video, eccetera. E la valutazione, anch'essa in progress, comunque quella del primo anno, ha riguardato i prodotti che si hanno realizzato, hanno visto, insomma, il gradimento di questa attività nei bambini, naturalmente molta, molta la curiosità, e soprattutto il fatto delle contaminazioni. È piaciuto molto il fatto di poter mettere in un disegno che loro avevano fatto qualcosa che invece è tipicamente digitale, insomma, ecco. Quindi, grazie dell'attenzione, e se avete delle domande, ringrazio Mario Rotta per essersi prestato ancora una volta, e anche Luca Galletti, che ci ha dato quella bellissima conchiglia di cui abbiamo fatto buon utilizzo. Grazie. Grazie Nicoletta. E volevo chiederti soltanto una cosa: i bambini hanno partecipato anche nella gestione di Edmondo oppure soltanto nella No, no, parte? no, loro hanno un account in Edmondo e entrano con il loro avatar insieme a me, oppure qualche volta mi faccio da parte perché i computer a scuola sono pochi e a volte entrano anche con il mio nome, però entrano da soli e manipolano, sperimentano. Ora per esempio c'è un gruppetto che ha imparato poco la costruzione, quindi realizza dei cubi e ha riutilizzato le texture del mare rivisitato per tappezzare questi cubi colorati. Lo scopo è che loro siano i protagonisti, e questo, diciamo, nonostante tutte le difficoltà che a scuola purtroppo ci sono, quest'anno meno per la connessione, ma ancora difficile avere, cioè, del materiale, del buon materiale. Per esempio, computer, quando faccio questi laboratori mi porto due computer da casa, due portatili da casa, e poi integro, voglio dire, cioè, si parla tanto di scuola digitale, classi 2.0, eccetera, però in realtà purtroppo sono scuole che si possono contare, non so, insomma, un Benissimo. numero limitato, ecco, diciamoci la verità. Però, insomma, cerchiamo di impegnarci. Perfetto, grazie Nicoletta.